deciso di fare questo video in più parti perché se no non si capisce niente. È troppo, troppo lungo, veramente troppo lungo, un disastro. Ho perso proprio di mano la situazione, l'ho proprio persa di vista. Non facciamoci prendere d'animo e cerchiamo di risolvere a questa confusione veramente estrema. Allora, praticamente questo ho deciso che le tengo qua davanti per velocizzare. Abbiamo fatto un organizer con le robe da provare nei prossimi video, un organizer con i rimorchietti, cioè i prodotti che vado a utilizzare giornalmente, però che ho comprato di scorta. Questi avevo messo un organizer per mettere le fiale di profumo da dare subito, regalare immediatamente via fuori di casa che occupano spazio. Però adesso mi è venuto in mente, sapete che c'erano i sacchetti che ho detto li butto perché sono piccini? No, non li butto, li riciclo e li uso per dare le fialette di profumo. Quindi in ordine casuale le andiamo a dividere e a mettere intanto in due sacchetti perché ho identificato due persone intanto a cui regalarle perché so che ne faranno uso. Un buon uso, anzi, 2/3 perché una è qua a casa e mia figlia, invece l'altra è la mamma e l'amica Roby. Quindi andiamo a fare i sacchetti così. Uno invece l'ho fatto da uomo perché così gli andiamo a dare anche questi. Quindi il sacchetto da uomo lo piazzo qua. Uno da donna che riempiamo man mano e cerchiamo di riempirli, diciamo, in modo misto tutti e due. Quindi due sacchetti con i profumi da donna e continueremo a riempirlo nel corso del video e lo piazzo qua. Quindi abbiamo una scatolina vuota. E abbiamo ottenuto un organizer completamente vuoto e questo invece è un cassetto di quelli che vi dicevo prima del mobiletto che vado a riciclare prima di un eventuale acquisto della cassettiera Alex di IKEA. Ho un mobiletto che ha la struttura, anzi tre ne ho, di legno e cassettini in bambù e stoffa, quindi intanto andrò a riciclare questi che però purtroppo sono un po' troppo alti secondo me perché per il make-up bastano alti così, invece questo è un po' troppo alto. Altezza organizer probabilmente è quello giusto, come secondo me. Andiamo a dividere un altro sacchetto. Stringiamo un po' l'inquadratura così potete vedere meglio i prodotti. Aiuto. Oggi sono un po' così a muovere le robe. Probabilmente ho mosso anche un po' di polvere, quindi ho un pochino la voce rauca. Andiamo a dividere un altro sacchettino. Ecco qua. Allora, un altro sacchettino di Dior. Cosa abbiamo? Allora lo appoggiamo, dove lo appoggiamo? Non so più dove appoggiare le cose, lo appoggiamo qua in alto così se sta in equilibrio. Ecco. Allora, poi cosa c'è? Shiseido. Ah, è un cleanser. Cleansing foam. Questo deve essere un omaggio. Boh, non mi ricordo. Io non mi ricordo quando mi danno le cose, questo è un problema. Non c'è scritto. Non mi ricordo di averlo comprato, non mi ricordo se me l'hanno regalato, boh. Comunque molto carina, è un tubettino di cleanser, quindi schiuma. Vediamo se c'è, è tipo una schiumetta per lavare la faccia, infatti ricco detergente schiumogeno. Bene. Quindi questo andiamo a metterlo tra i prodotti, quelli rimorchietto, diciamo, da consumare. Anzi, visto che è piccolino, viene in vacanza. Lo mettiamo tra le cremine da portare in vacanza. Qua cosa c'è? Non me lo ricordo. Che cos'è? Specchio? Uno specchio di Dior in omaggio, non sapevo neanche che me l'avessero dato. Come c'è finito qua? Guardiamo lo specchio di Dior, non me lo ricordo assolutamente. Ha la plastichetta da staccare, stacchiamo la plastichetta. Sembra molto carino. Non è come quello, non è lo stesso che ho visto sul sito. Infatti, non è con due specchi, grande e piccolo, ma ne ha solo uno. È stile le ciprie. Di qua è plastica e c'è il CD di Christian Dior e qua c'è lo specchietto. Che non ingrandisce, quello semplice, molto molto carino, nero. E lo mettiamo
nel biutino degli specchietti, questo qua, così vediamo poi quanti specchietti abbiamo trovato. Specchietti li stiamo mettendo qua. Dopo cosa c'è? Profumo da uomo, quindi sacchettino da uomo. Poi un rossetto Catrice nuovo da provare, lo mettiamo tra le cose da provare. Non si chiude più. Vabbè. Lo mettiamo qua con le cose da provare, poi un mascara Catrice. Ma il rossetto non ho neanche guardato il colore, però che colore è? Un rosa molto bello. È un rosa molto matte. È un colore matte, un rosa, non me lo ricordo neanche questo come l'ho preso. Allora, dopo due omaggini di Capture Total siero occhi e viso, mettiamo qua. Dopo fialette di profumo uomo Toy Boy moschino uomo, l'altra era Voodoo, quindi sacchetto da uomo, stiamo facendo già più veloce. Goccine unghie ripara di chi? Coconut oil 99%, mi sembra siano di Catrice da provare. Dopo un formato di struccante occhi Clarins, quindi da portare in vacanza. E qua camioncini vari di Dior, cleanser e creme da portare in vacanza, e le mettiamo qua. Dopo un campioncino aiuto, questo è vuoto, non c'è più niente, possiamo metterlo via. Un campioncino di Clarins, bello, questo mi piace, crema mani da portare in borsetta o in vacanza. Altro sacchetto qua, non finiscono più i sacchetti, cosa c'è qua? Questa è una box, mezzo l'ho spresa dentro, probabilmente un po' schiacciata. Una box di Clarins con body lotion, una lozione ricca, il gommage e il body. A questo ero molto felice di averlo comprato, adesso mi viene in mente. E poi c'è una crema lift corpo, bella. Questa praticamente l'ho comprata perché vedete dietro mi piaceva molto l'idea del buono sconto 20 euro per intimissimi, una gift card in regalo da 20 euro. E dopo c'è una borsina molto carina, vedete? Ecco qua, una borsina molto carina di intimissimi. Bella, mi dà proprio il vibes anche di riciclo. Infatti deve essere tipo stoffa riciclata. Vediamo se lo dice. Di canapa, di che cos'è? Cotton. Infatti, recycle cotton. Quindi è cottone riciclato. Molto bello, mi piace. Quindi la userò sicuramente per fare la spesa. Una shopper molto carina ed era totalmente in omaggio con l'acquisto di questa box di Clarins. Bene, quindi questa la andiamo a mettere in macchina, una shopper per andare a fare la spesa per la macchina. E dentro abbiamo questi bellissimi prodottini molto utili che sono messi girati così. Eccoli qua, e eccola anche la gift card di Intimissimi e ti regalano 20 euro. Questo è molto carino e c'è il codice dietro con acquisto minimo di 50 euro. Non sono sicura se andrà a utilizzarlo perché dice che si può usare nei negozi Intimissimi Italia, quindi già è buono perché così possiamo misurare il costume o l'intimo che compriamo. Oppure su www.intimissimi.com. Però sul sito io ho sempre paura di sbagliare la taglia, l'acquisto della taglia, quindi non so, preferirò sicuramente utilizzarlo in negozio. Non so se ha una scadenza, devo controllare se scade. Gift card, però qua non dice se scade, boh.
Speriamo di no, qua non c'è scritto nulla. Dice che il regolamento è sul sito, andrò sul sito a controllare, speriamo bene. E c'è la body lotion che è grande, in formato proprio gigante, perché sono... Beh, queste le togliamo così buttiamo il cartone. Sono proprio, è grosso, 200 ml. Questa qua è proprio una full size gigantesca. Ed è una crema corpo super idratante e la crema corpo va sempre bene, quindi quando trovo queste box molto interessanti le compro. Questo lo mettiamo da utilizzare subito con gli specchietti, così mi ricordo che ce l'ho. È super super utile. E questo invece che cos'è? Una gommage esfoliante corpo rinnovatore. Questo però va risciacquato con l'acqua. Anche questi sono molto carini, i formati piccini per provare appunto prodotti, oppure comunque perché pagate di solito il prodotto grande e i piccolini sono totalmente in omaggio, quindi è una super offerta. Io le colgo sempre al volo queste offerte qua. E dopo il secondo omaggio è una crema corpo rassodante e c'è sempre molto bisogno di rassodare nel mio caso. Quindi li mettiamo nelle robe da utilizzare, però io le metto tra i rimorchietti perché quelle le ho già, le sto utilizzando. Quindi le metto di scorta. E la scatola possiamo andare a riempirla con altro cartone. Mettiamo qua. Avevo comprato un'altra box molto carina. Questa è una box, se non sbaglio, una box maternità. Sì. Questa è una box maternità e voi direte: ma perché compri la box maternità se in dolce attesa? No, e la box maternità, se avete fortuna di trovarlo, potete prenderla anche se non siete in dolce attesa. Io l'ho scoperta proprio nei periodi appunto in cui ero in gravidanza e subito dopo la gravidanza ci sono. Comunque l'offerta di queste box è veramente strepitosa. È bella sia da comprare per noi che da regalare a un'amica che, per esempio, è appunto in dolce attesa oppure appena partorito, perché ci sono dei prodotti che secondo me sono molto adatti e compatibili appunto a quei periodi della vita in cui prestiamo ancora maggiore attenzione a quello che usiamo nel nostro corpo, a quello che andiamo a spalmarci, e quindi ho pensato: e perché non utilizzare i prodotti Clarins anche dopo? Non c'è una controindicazione. Io, per esempio, adoro e l'ho usata anche nei momenti appunto in cui non ero in gravidanza, la crema, quella per le smagliature, che è buonissima, l'ho utilizzata sempre nell'arco della vita quando ne ho avuto bisogno, però l'ho scoperta nel periodo in cui ero in gravidanza. E qua, infatti, c'è la crema, se non sbaglio, per le smagliature. Andiamo a vedere. Vedi qua dietro, vedete, ci sono tutti i prodottini. Quindi prima di andarla a comprare possiamo sempre guardare il retro della confezione e vedere cosa stiamo andando ad acquistare. Molto utile. Ecco, andiamo ad aprirla e a spacchettarla assieme. Vediamo un po'. Ci sono proprio un sacco di cose interessanti. Una roba che mi piace tantissimo è il fatto che ci sia sempre in omaggio il libro, il cataloghino. Di solito in italiano, altre volte l'ho trovato in inglese. Questa volta l'ho beccato in italiano, questo è sempre aggiornato, è molto bello comunque da leggere. Ci sono tanti consigli estetici, viso e corpo, per prima e dopo la nascita, per prendersi cura al meglio del proprio corpo. Però secondo me non è totalmente sbagliato andare a seguire questi consigli e leggerli anche se non si è comunque in dolce attesa. Non ci sono controindicazioni, non è che ci fa male, anzi sicuramente rassodare la pelle e prendersi cura della pelle con anche un trattamento, diciamo, mirato a chi ha bisogno di un'attenzione in più, non fa male neanche negli altri momenti della vita. E quindi io ho scelto di ricomprarla. Era parecchio tempo che non approfittavo del pacchetto maternità, però ho detto: ma sì, dai, c'era dentro il beauty che è super carino, guardate qua che bello, è proprio bello e ha questa manicetta molto carina e molto ricorda sì appunto anche i bambini, e quindi è un po' baby, tipo da utilizzare anche
appunto per mettere le robe del bambino e apre benissimo. Guardate la cerniera, c'ha la cerniera lungo tutto il lato, quindi è proprio pazzesco. Ah, mi dimentico sempre, siccome spezzetterò questo video, vi ricordo anche in questa parte di video di iscrivervi al canale per non perdere i miei nuovi video e soprattutto per supportarmi perché è molto importante, mi fa capire che i miei video vi piacciono. Lasciare un like se questo video vi è piaciuto e commentare con i vostri consigli, con le vostre opinioni, perché è molto bello per me avere anche un feedback da parte vostra e perché no, dei consigli per diciamo orientare al meglio il canale, la crescita del canale, così da creare dei contenuti più diciamo adatti alle aspettative del pubblico che mi segue. Dopo questo piccolo intramezzo pubblicitario per ricordarvi di iscrivervi al canale che mi dimentico sempre, andiamo ad aprire questo beauty che è pesantissimo e strapieno di prodottini. Allora, togliamo la scatola. Andiamo a vedere, anzi no, la scatola ci serve per capire cosa c'è. La mettiamo qua e sbircio un attimo. Perché ce ne sono veramente tanti. Ci sono 6 prodotti più il beauty più il libro. Quindi 7 prodottini. Che casca tutto. E si apre super bene, super comodo per portarlo in giro, vedete? Si apre così. Ah, ma c'è anche qualcos'altro dentro. Che cos'è? Ah, è carino. Qua c'è lo spazio tipo anche per i pennellini, per le spugnette. E dentro c'è, ah, che carino! C'è una coccolina. Questi qua sono le pezzette, come si chiamano? Le copertine anche per i bimbi, per i neonati, tipo, secondo me, sono quelle copertine morbide morbide che si coccolano i bimbi per fare la nanna. Sicuramente il mio piccino, questo. Anche se non è proprio neonato, però adora le copertine morbide, quindi questo lo darò a lui e farà nanna con con la nuova copertina. Tra l'altro, verde il suo colore, quindi sarà felicissimo. Bene, dietro è colorato come il beauty e di qua è verde. E infatti qua dietro dice che per la mamma c'è in regalo un beauty box. Nana dice che per la mamma in regalo c'è questa beauty box, c'è questo beautino con il libretto e per il bimbo invece c'è un doudou in inglese e in francese in doudou e in inglese un soft toy per il bambino, dice soft toy e little maternity suit case. Ah, ok, quindi per la mamma in regalo il libro e per il bimbo in regalo il beauty per mettere dentro le sue cosine e questo giocattolino morbido per fare appunto la nanna, per giocare, per coccolare. Comunque è strabello. L'ho pagato veramente pochissimo, adesso non mi ricordo, ma l'ho pagato proprio poco e non mi ricordo se tipo beccato anche una giornata che avevano sconti su Clarence in offerta, però veramente super felice. E questo vi do anche un consiglio se non avete bimbi, se non avete bimbi a cui darlo. Questo qua lo potete usare, secondo me, perché è molto morbidino, ciniglioso. Potete usarlo come asciugamanino da viaggio, struccante o anche a casa. Secondo me è molto adatto. L'unica cosa è che si macchierà un po' la stoffa di qua, però poi lo buttate in lavatrice. Secondo me è molto comodo come asciugamanino da viaggio oppure come, no, dischetto, ma come salviettina struccante, riutilizzabile, super super carino. E il beautino tocca dire che è molto carino perché io dicono che è per bambini, ma ci vedo qua tipo anche un portapennelli da viaggio, c'ha le taschine. Proprio bello, fatto bene. Forse è il più bello che ho, sì, che ho comprato di Clarins. Qua abbiamo il tonico, l'olio tonico super tonificante. Questo è tipo una bomba mega galattica. Non so se si vede in camera. È una bomba proprio unica e rara e mi piace da morire. Questo l'ho usato un paio di volte perché questo costicchia un po', quindi lo cerco sempre nelle box ed è grande. Mi piace proprio tanto, sento proprio beneficio quando lo utilizzo e anche la profumazione non mi dispiace. L'olio tonico.
Buonissimo, questo a me mi rinfresca un sacco le gambe anche quando ho le gambe stanche. Se non sbaglio è proprio quello per le gambe, vediamo se lo dice. Trattamento tonificante, non è quello gambe stanche che pensavo io, però è quello super tonificante. Ed è proprio una bomba, ho provato anche questo qua. A me piace un sacco quello gambe stanche e questo qua tonificante. È proprio spettacolare, questo ce l'ho già iniziato però. Quindi lo mettiamo tra i rimorchietti. Il cassetto dei rimorchietti è già pieno. Poi qua c'è compa schiacciato. Vediamo di cercare il trattamento di origine. Un derivato di origine vegetale. No, 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 no. Ok, una crema. Ah, questo è il trattamento completo anti-smagliature. È la versione nuova, io avevo la crema quella vecchia utilizzata, avevo ancora un tubo qua in casa e questa sono molto curiosa di provare la nuova. Anti smagliature, fine setosa dal tollerabilità, oggi non so leggere, per aiutare a prevenire le smagliature e ridurre la loro visibilità in caso di variazione di peso, in particolare durante la gravidanza o lo sviluppo. Quindi questa sì, questa sembra utile, questo è tipo must have, mai senza. Io sembro un tubo in casa e se vedo che compare qualche smagliatura inizio a applicarla subito, perché vi ricordo che è molto importante applicarlo quando le smagliature fanno la loro prima comparsa, che non mi ricordo mai, è quando sono viola, mi pare, appena comparse, e poi quando sono rosse non c'è più nulla da fare, o bianche addirittura. Io non so, le ho messe tipo in gravidanza, le avevo e l'ho applicata subito e per fortuna sono tornate indietro, non sono retrocesse. E quindi questo qua lo tengo di scorta, che ho il tubo, che io adesso non ho smagliature, però avevo il tubo iniziato. Perché poi mi sembrava tipo che avevo un po' variato il peso, ne avevo qualcuno e ho iniziato un tubo nuovo, anche se non ero in gravidanza, l'ho applicato, infatti tutto ok, smagliature sono andate per fortuna a posto e quindi ho il tubo iniziato da finire. Però dopo sono curiosa, non dico speriamo che mi vengano smagliature, però si può usare anche in prevenzione, anche se non si hanno le smagliature, si possono applicare. Queste creme, questa qua in particolare c'è scritto che previene le smagliature, quindi è molto utile. Io la vado a utilizzare, male non mi ha fatto. Questo invece è un body scrub ed è totalmente in omaggio. Questo è proprio fantastico. È l'esfoliante corpo rinnovatore. Tipo io quando sono un po' la pelle, anche se sono super scura, ho la pelle delicata e anche quando vado al mare spalmo mille solari, mille doposoli, però poi ho la pelle super secca o comunque anche, e quindi necessito di idratazione aggiuntiva, però vado anche a fare tanto gommage sulla mia pelle, vado a esfoliare per riavere una pelle, diciamo, bella, setosa, liscia come piace a me. Quindi questo è il terzo prodottino, dopo c'è. Però le profumazioni sono sempre super buone, di queste qua mi piacciono e non mi danno fastidio. E questa qua è una crema giorno contro le prime rughe, quindi è un prodottino viso, quindi però per pelli giovani contro le prime rughe, non si vedrà mai perché è troppo chiaro, è bianco su rosa, quindi non si riesce proprio a inquadrare. Poi questa è un'emulsione. Questa è un'emulsione idratante piccina da viaggio, quindi questa qua la porto proprio in viaggio, la metto tra le mini size da viaggio, anche la crema viso la mettiamo tra le mini size da viaggio. E poi c'è un mini, spero, mascarino, vediamo. Sì, mascara 4D mini, quindi assolutamente da viaggio, lo portiamo in vacanza. E che dire, qua prodotti veramente belli, due prodotti grandi. L'olio corpo, il prodotto per le smagliature in full size, e dopo piccolini abbiamo trovato il gommage, la crema viso, una lozione idratante e un mascara. È molto molto bello, qua possiamo buttare la carta, molto molto bello il beauty, super carino. Il beauty è proprio super carino, ci piace, bello bello.
proprio super carino questo beauty e c'è nel regalo anche questo giochino morbido per bimbi, per neonati. È sempre tutto, ci tengono a dire, in materiale riciclato, rispettano la natura e questa è una cosa che mi piace tanto, anche perché, per esempio, è sempre una cosa a cui ho tenuto, però diciamo che la sentivo particolarmente mia quando ero in gravidanza, probabilmente perché, se, a mio avviso, questo è un mio parere proprio super super personale, anche le altre opinioni sono sempre personali, però questo è soprattutto, cioè, secondo me, io, la mia persona, quando era in gravidanza, era più vicina ancora di più al pianeta perché stava generando una nuova vita e quindi aveva, sentiva di più la responsabilità del rispetto verso il pianeta nei confronti della nuova vita che arriva. Boh, non so se è una roba proprio che ho sentito di più, non so se questa è comune ad altre mamme, però a me mi appartiene tantissimo, è proprio una roba che fa parte di me. Dopo vediamo, qua ho una marea di box, di cose. Non, non. Una marea di box e di cosettine da dividere. Qua c'è allora il biutino, qua lo mettiamo tra le robe da portare tipo in vacanza. Questa la diamo al bimbo, la mettiamo qua. Questa la mettiamo tra le robe da portare in vacanza perché è super carino. Sì, bello bello. E qua abbiamo un sacchettino con prodottini da dividere. Allora, la carta. Qua carta. Come se piovesse in questi pacchetti. Qua cosa c'è? Ah, non mi ricordavo più. Eccolo qua. Questo è il pacchettino che ho ordinato da Douglas. E non ho più spacchettato, ho aperto solo per vedere se era appunto il mio con i miei prodotti, però poi non sono andata più effettivamente a dividere le cosettine. Allora, in questo ordine che avevo fatto di Douglas, praticamente avevo una super voglia di ordinare le maschere Foreo che non avevo comprato nel mio primo acquisto in negozio. E in verità forse in negozio non c'erano nemmeno, ho preso quelle disponibili. E dopo ho deciso di ordinare sul sito quelle che mi ispiravano di più e appunto non avevo ancora preso. Quindi poi ho preso la col... Dunque, ve le faccio vedere, sono altre 5. La prima volta ne ho prese 5 e dopo ne ho prese altre 5. Ho preso quella notte perché mi ispirava veramente troppo troppo, quindi questa penso che andrò ad applicarle con voi. Tanto ormai mi avete visto senza trucco, non mi spaventate se mi ci facciamo la maschera assieme. Ho preso quella notte, questa la che casca, aiuto, con la Lallix c'è sempre il pericolo di qualche disastro, qualche roba che facciamo sempre qualche danno. Poi la Glow Addict, anche questa pazzesca e spero che si veda, io sinceramente, cioè a parte che si vede in camera, però spero che si vedrà con l'uso, diciamo, frequente di queste maschere un miglioramento, perché mi vedo un po' il colorito spento, un po' ultimamente mi vedo un pochino col viso stanco e spero che si vedrà abbastanza la differenza. Questo glow spero che andrà a fare tipo un effetto di una pelle più perlata, più che irradia la luce. Boh, speriamo bene. Questo non lo so, dice che questa qua c'è scritto Shimmer Frack, che illumina gli occhi e perfeziona. È tipo super top, dice. Hey Mask. È una maschera occhi. Non lo so se la posso usare con l'UFO, a dire il vero, ma dice di sì. UFO, Activate Mask. Però dice occhi. Sono curiosa questa di andare a provare. Make My Day. Questa è super da fare tipo tutti i giorni. È di idratazione. Poi a me piace un sacco questa cosa che c'è una maschera. Ogni maschera fa una roba diversa. Quindi ho detto le devo avere tutte. E questo Matte Maniac. Cioè è tipo maniaco del matte. Uno che vuole avere la pelle super matte e quindi niente lucida. Io non ce l'ho lucida, però ho detto
extra purificante e che faccio non la prendo mai, le ho prese tutte, ho preso anche questa, quindi le ho tutte e 10. Ho fatto il cassetto, ah bello, di fianco dice proprio, ah, se si può usare con UFO mini, io ho l'UFO quello grande quindi non ho problemi, però ti dice se le puoi usare sì o no, vedete, con UFO mini, cioè tipo questa, la prima celeste dice questa qua UFO mini no, è barrato, invece la seconda UFO mini sì, io non ho questo problema perché ho l'UFO quello normale, ma infatti avevo il sentore che era meglio comprare quello basico, diciamo, non basico, quello normale, perché nei mini ci sembra un po' di fregatura, secondo me, negli articoli che fanno mini, che poi ti manca qualche funzionalità che sul momento ti dicono ma vabbè, tranquilla, e invece poi ti trovi magari, come in questo caso mi sarei trovata due prodotti che non potevo utilizzare. Vediamo gli altri un attimo, magari pure con gli altri scopriamo che non si potevano utilizzare, vediamo. E infatti ne avevo comprati due qua, vedete i colori, ecco, praticamente prima ho preso tutte quelle bianche, dopo sul sito ho trovato queste colorate e queste qua anche, c'è scritto che alcune hanno l'UFO sbarrato, vedete qua la, questa qua rosa c'ha l'UFO mini sbarrato, quindi non si può utilizzare. Vediamo se riusciamo a fare il fuoco. Ecco, c'è UFO mini sbarrato. Io le ho comprate, ne ho comprate 5, 5, 10. Le ho prese tutte quasi. Non so se ce ne sono ancora. Ditemi, questa sì che è una cosa proprio veramente bella da condividere, ditemi se voi avete provato le maschere con l'UFO, se vi sono piaciute, qual è la vostra maschera preferita, quella che rende meglio. Praticamente abbiamo fatto un organizer qua pieno di maschere, non vedo l'ora di avere veramente il tempo di andare a provarle tutte. Il Bronze Clarence però lo mettiamo in un organizer nuovo qua. Poi, ah, poi sempre UFO, dovrei averli qua, dove sono? Li avevo praticamente sotto il naso e non li vedevo. Qua tra carte e robe varie, no, mi ero persa. Allora, praticamente questo qua è il mio nuovo acquisto. Sono super in fissa per sto orsetto, questo è il nuovo acquisto e praticamente questo dà delle micro scosse così ta ta ta, e ci sono ovviamente ta ta ta, io non ho ancora imparato a usarlo, praticamente si collega all'app del cellulare e andremo a provare anche questo assieme, così imparo sicuramente a utilizzarlo. Se avete consigli dritte da darmi vi prego datemele perché sono sempre molto utili per me. E con una roba che dovrebbe essere il suo siero che ho messo qua da qualche parte ma non troverò mai più, non lo troverò mai più, niente, sono troppo disordinata, non ce n'è proprio per nessuno, sono troppo disordinata. Troveremo il siero di Foreo. Praticamente ho preso un, l'ho trovato in offerta, ho avuto tipo una super fortuna, l'ho trovato in offerta da Douglas e ho preso una confezione grandissima, insomma una combo con l'offerta dove in omaggio c'era il prodotto che forse vi ho fatto già vedere prima ma non mi ricordo assolutamente dove l'ho appoggiato, che è il siero di Foreo, perché ovviamente ha bisogno di scorrere con un siero, quindi avevo pensato comunque di applicare il trattamento collo e dopo col siero di Foreo super top andare a utilizzare questo qua. E quindi, ok, questo è l'orsetto, andremo a utilizzarlo assieme, lo metto qua con le maschere, così forse non lo perdo. Dopo abbiamo UFO, ma non mi hanno dato la custodia per UFO, questa cosa mi scoccia parecchio. Praticamente è l'unico che ho senza la custodia rosa, perché, vedete, qua ho Iris,
Luna, Bear e Uffo. E Uffo, poverino, è l'unico che non ha la custodia rosa. Perché qua abbiamo Luna, che è quello per andare a fare la pulizia facciale e il massaggio. E questo è veramente bello e finalmente ho imparato a utilizzarlo. Magari mi munirò di Tinozza qua, perché in bagno mi fa un po' strano andare a fare il video in bagno, quindi farò magari con una bacinellina qua e vi faccio vedere come è veramente un prodotto top per il lavaggio della faccia. Questo è Iris, quello per fare il massaggio agli occhi, mi piace un sacco. Anche questo ho imparato a utilizzarlo, ma ci è voluto un po' perché io sono un pochino lenta a imparare queste cose. Devo provare a riprovare, riprovare, riprovare. Poi c'è questo, che è Birr, che non so assolutamente utilizzare perché l'ho comprato da pochissimi giorni. E poi c'è questo che invece è stato facilissimo da utilizzare. Questo ce la, mi sa che ce la possono fare proprio tutti. Monta la maschera, qua l'ho utilizzato per adesso 2 volte, ma devo impegnarmi a utilizzarlo veramente con più costanza. Però avevo delle maschere comunque in tubo oppure delle monodosi di Dior anche da finire e ho preferito finire prima tutte le maschere vecchie, ne ho anche ancora un po' da finire per poi andare a utilizzare quelle di Foreo. Quindi questi li mettiamo tutti assieme nell'organizer di Foreo che è pieno zeppo e non ci sta più nulla. Eccolo qua. Questo è l'organizer proprio con tutte le maschere e i miei Foreo. Li ho presi tutti. Quindi possiamo togliere l'organizer e andarlo a mettere via. Questa ce l'abbiamo fatta. Ho trovato tutti i pezzi di Foreo. Non è vero perché manca il siero, però lo troverò sicuramente. Deve essere appoggiato qua che mi guarda e ride perché non mi ricordo dove l'ho messo. Però mi manca solo quello da unire e dopo l'organizer Foreo è finito. E qua c'erano gli omaggini. Allora, un profumo Calvin Klein, sacchettino, un profumo Davidoff, mi sa che da uomo, quindi questo nel sacchetto da uomo, un profumo Montblanc, poi qua, ah sì, questo volevo troppo provarlo anche insieme a voi. Questo mi piace troppo. L'ho ordinato perché in negozio non lo trovavo assolutamente. Allora, apriamo che è sigillato. Questo lo volevo troppo provare. È il Freckle. Mi sembra che si chiama Freckle. Freckle. È il pennino troppo, troppo bello. Mi piace. Io l'ho trovato di Revolution. Io volevo, diciamo, l'originale, che non mi ricordo più chi sia. Il produttore si chiama proprio Freckle, Freckle, qualcosa. Non lo so, non lo so. Ditemelo voi se lo sapete. So che ce n'è uno originale, lo devo andare a cercare per dirvelo. Però io ho trovato solo quello di Revolution. Boh, non lo so se sarà super top. E volevo andare a farmi le Freckle, ossia le lentiggini finte. Perché io in realtà le ho e ne ho anche tante, però col fondotinta le nascondo completamente per andare a uniformare le discromie. E poi mi sembra che mi manca qualcosa perché in realtà nasco con tante lentiggini e mi piacciono, sinceramente le lentiggini mie mi piacevano tanto, però avevo troppe occhiaie, troppe discromie e ho deciso di attuare una sorta di make-up barriera e coprire abbastanza in modo forte e deciso le discromie. E ho scelto di prendere questa pennina che è tipo un pennellino, mi pare piccolo piccolo, andiamo a vedere, ecco, piccolo piccolo piccolo, per andare a rifarmi le lentiggini. Ho letto e ho visto che le make-up artist fanno i puntini sul dito e poi fanno così per un effetto più naturale, più sfumato. Vanno a mettere i puntini sulle dita e poi fanno le lentiggini in questo modo. Oppure c'è chi dice di farle direttamente sul viso i puntini per un effetto più deciso e meno naturale. Andremo a provare. Questo qua lo mettiamo tra i prodotti da utilizzare sempre perché mi piace e ho deciso di introdurlo tra le robe che utilizzo. Questo anche è un profumino, quindi bustina da dare. Crema occhi viene in vacanza, la crema occhi me la tengo. Questo che cos'è? Uno shampoo.
uno shampoo, anche questo in vacanza perché è una bustina molto comoda. E questo che cos'è? Ah sì, che ridere, questa è una crema You Schutz che c'è scritto praticamente telomere protecting anti-aging cream. E io cosa ho fatto? Praticamente quando ho fatto questo ordine mi veniva fuori che questo era in omaggio. E ho letto, siccome comunque ci si avvicina anche al caldo, l'estate avanza, ho letto telomare e mi aspettavo che mi dessero in omaggio un telomare. Poi guardando meglio, così sul sito, ho letto bene e ho visto telomere. Sono andata avanti a ridere e l'ho raccontato qua a casa perché mi faceva troppo ridere, che ero convinta che mi regalassero un telomare. E invece no, era tipo una mini cremina. Sembra da portare in vacanza, però una mini cremina. E dopo, sempre appunto come tipo cosa conoscitiva, c'è un buono, non buono, qua dicono ordina al Mackey e ricevi in regalo un telo, un asciugamano viso, quindi alla fine c'era l'asciugamano ma ordinando ulteriori cose. Quindi questo buono, non so se andrò a ordinarlo, lo teniamo qua in stand by. E di al Mackey ho trovato una crema idratante giorno, quindi la portiamo in vacanza e basta, questa è vuota. Anche questo era un ordine molto molto carino, con cose che volevo prendere da tanto. Dopo ho preso questa box di Dior, molto molto carina. Faccio vedere, ecco, questa è la parte davanti della box e questa è la parte dietro. E dentro c'è la Capture Total, è troppo bello il beauty, l'ho preso, ti dico la verità, in primis l'ho preso letteralmente per i beauty. Io che non capisco niente, ma quando vedo Dior e i beauty Dior vengo proprio catturata. Tra l'altro questo è tipo il baby di quello che mi hanno regalato per la festa della mamma, guardate, troppo cute, è tipo il suo bimbo. È troppo carino, è fatto nella stessa maniera, solo che questo ha il bottoncino e questo ha la cernierina, vedete? Non so se si vede. Vedete, questa ha la cernierina. Questo invece aveva il il bottoncino e sono super carini. E all'interno contiene dei prodotti molto molto interessanti. Perché contiene, se ho capito bene, la crema Capture Total grande, poi il siero potente viso e un siero occhi, che se non sbaglio è quello che mi hanno regalato, però qua c'è la mini size, quindi andrò sicuramente a portarmi in vacanza la mini size. Allora, biutino carino, promosso, lo mettiamo qua, è molto bello, quello lo userò sicuramente tantissimo. E dentro ci sono questi tre prodotti. Allora, carta si butta, crema grande, proprio quelle che piacciono a me, la Capture Total è proprio bella potente e dovrebbe essere anche un anti-age viso e collo. Vediamo cosa dice. 50 ml anti-age globale intensiva, perfetto, quindi è un antirughe, va benissimo. E questo è tipo un rituale abbastanza anche glow, che dà luce. Infatti ecco, questa qua è la mini taglia. Io avevo ricevuto in regalo quella grande, dov'è? Eccola qua, questo è il prodottino occhi, questo è 5 ml e quello grande è, quant'è? 20 ml, quindi questo è il grande che mi è stato regalato per la festa della mamma e questo è il piccolino in omaggio, super top. Sono molto felice quando prendo queste box, sinceramente, perché è una buona offerta di solito. Se poi la trovate anche con un buchino di sconto, vi consiglio di prendervela e di non lasciarla scappare, perché totalmente pagate questa e se scontata la pagate pure poco.
E in omaggio a Bette, in completo omaggio regalato il beauty di Dior e i prodottini quelli piccoli, quindi in questo caso un prodottino occhi veramente buono e costoso e il super potente siero viso, quindi è veramente un bel omaggio. E quindi che dire, con questi figuratevi se non mi spalmavo questi com'ero. Io la crema non posso assolutamente rinunciare alla skincare, applico un sacco di crema, quindi queste le mettiamo tra i rimorchietti, perché al momento ne ho uno già aperto di cremona gigante, quindi quelli rimorchietti. Questo andiamo a buttarlo e questo andiamo a inserirlo tra i beauty che io di solito li uso tantissimo anche tipo quando vado in vacanza per portarmi il make up oppure anche tipo accessori per capelli, questi mi piacciono un sacco. Se no io li uso proprio anche tipo per mettere a casa gli elastici per i capelli oppure quando prendo anche le spugnette quelle struccanti riutilizzabili, quelle nuove, li metto magari, prendo un beautino nuovo e lo riempo, così vado anche appunto a trovare le cose quando mi servono, non come in questo caso che ho perso proprio la situazione. La situa qua. Allora abbiamo un sacchetto che ahimè è gigante, non so neanche come faccio a tirarlo fuori. Qua c'è una confusione di sacchetti. Ah, questo che non so, vediamo, è una trousse. Ah, bellina, questo è un omaggino di Dior, però all'interno mi pare non ci sia nulla, vediamo. E sì, invece avevo messo io, forse non so, in uscita del negozio ve li andate con l'omaggio Miss Dior delle fiale, le mettiamo qua da regalare. E questo invece anche lo vado a regalare perché questo, diciamo, fatto così, forse, no, ecco, non ne tengo 100, ho questo e quindi questo probabilmente lo vado a dare, perché 100 no, non li tengo. Quando ne ho di carini, doppi, li vado a dare, perché non ha senso alla fine tenere troppe cose che magari poi non si usano. Poi qua cosa c'è? Ah, questo da dividere anche, forse c'è dentro, sì, avevo già dato. Ah no, questo lo devo assolutamente dare a mia mamma perché gliel'avevo promesso. Qua dentro c'è il jeans a Tokyo che avevo preso ma poi non ho più testato e c'è il mascara, il profumo che andiamo a regalare subito, lo mettiamo qua, mascara lo andiamo a provare e questo che è un gloss gel Lumiere, questo è molto carino, è un rossettino e quindi anche questo da dare, magari anche da regalare, boh, sì, questo qua alla fine so che o lo provo in un video o se no lo do direttamente, è un glossino piccolo, lo mettiamo nei forse, qua è nelle taglie da viaggio. E questo invece nei prodotti da provare, perché il mascara Shiseido non lo conosco, quindi lo mettiamo qua tra i prodotti da provare. Carta buttiamo via e anche la plastica. Poi qua cosa abbiamo? Ah, eccolo, finalmente è uscito fuori grazie al mio disordine il siero Foreo che va nel cassetto di Foreo, quindi qua. Poi abbiamo una lozione tonificante Biotherm e la mettiamo tra i rimorchietti. Altra bustina da spacchettare. Ho rinvenuto quest'altro sacchettino di Douglas. Non finiscono qui i sacchettini. Mi sa che qua avevo anche mischiato un po' di cosine di altri shopping. Vediamo qua cosa c'è. Allora, campioncini da provare di Lancome Genifique. Quindi li mettiamo tra i campioni da portare in vacanza, anche se questo c'è tutta la carta si buca e si porta la cartina piccola di crema da provare. Campioncini di profumo da uomo, quindi sacchettino da uomo, adesso sto cambiando in continuo, adesso li ho messi qua dietro per essere più comoda, quindi sacchettino profumi da uomo dopo. Beautino di Dior in tessuto tipo lino, canapa, juta, non so che cos'è questa qua, è troppo
duro, mi ricordo tipo i sacchi di juta dove mio nonno metteva, non mi ricordo più, mi fa venire in mente le olive, quando facevamo la raccolta delle olive in Sardegna avevamo poi mi pare dei sacchi così grossi per mettere, mi sembra tipo le olive o qualcosa del genere. E me lo ricordo tantissimo, mi fa tipo pensare a settembre oppure anche mare e spiaggia per il colore. Mi piace un sacco, è al tatto e molto ruvido. Quindi ti dà l'idea di un beauty molto resistente ed è di Christian Dior, me l'hanno dato in omaggio. E dentro ci sono, allora, un mascara, mascara Chanel da provare. E lo mettiamo tra i campioncini da viaggio perché è proprio piccolo piccolo, lo portiamo in vacanza, è un mini mascara. E qua ci sono tutti i campioncini, mi sa. Cosa c'è? Chanel, un Lift Serum 5 ml. Vediamo cos'è, un tubetto penso che sia. È un siero di Chanel. Sono molto curiosa di provare i prodottini Chanel. Penso, ma è un'idea che mi sono fatta io nel tempo, li usavo tanti anni fa, tipo 15 anni fa, prima che incominciassi a usare Dior e mi trovavo, devo dire, molto bene con i prodotti Chanel, molto molto bene. Poi vicino a casa mia però non ci sono, c'è Dior e quindi ho iniziato a usare tutti i prodotti make-up che usavo precedentemente di Chanel, ho iniziato a usarli Dior, però devo dire che mi sono trovata bene in ugual modo. Quindi non so, mi piacerebbe tipo alternare per vedere se nel tempo Chanel è migliorato rispetto a Dior, e sì, per fare una sorta di comparazione. Ma mi piace, devo dire, molto il logo di Chanel e anche la scritta, anche quello di Dior mi cattura. Sapete che il pack di Chanel e Dior mi cattura in una maniera pazzesca. Quindi cremina in omaggio di siero Chanel e Dior, li mettiamo tra gli omaggi. Dopo c'è una. Cosa c'è qua? Sempre un Lift Serum di Chanel da provare. E dopo ci sono cremine varie, crema occhi Chanel in cartine. E dopo cosa c'è qua? Sempre di Chanel, che carini, a forma di, hanno fatto le cartine, crema rivitalizzante alla camelia. Sapete che Chanel, anche quando si comprano le borse nei negozi appunto lusso di Chanel dove vendono le borse che costano tantissimo però sono bellissime, danno nella scatola dove mettono la borsetta una camelia di non so se di stoffa perché io non ne ho ancora nessuna, ma conto di prendermela presto perché sono veramente innamorata delle borse Chanel e spero di prendermi presto una Chanellina, io la chiamo Chanellina, sono bellissime. Crema viso e crema occhi di due tipi, Sublimage e Lift Crème Oeillet. Sono molto 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 curiosa di provarle. Dentro ce n'è poco poco pochino, penso che ci sia tipo 1 ml, vediamo se c'è scritto. C'è dentro, non lo vedo, non lo trovo, sono piccoline, penso, sì, 1 ml di prodotto. E queste anche, però me ne hanno date tante, vedete, me ne hanno dato due, 4, 6, 8. 8, me ne hanno date 8 di creme viso e 3, 4, 5 e una l'ho già messa, quindi 6 occhi. 6 occhi e 10 viso, quindi insomma un po' di cartine, diciamo, da provare per provare la crema. Sarà sicuramente buonissima. Dopo Dior Sauvage, quindi penso da uomo, se non mi sbaglio, mettiamo qua nel sacchettino uomo. Ah, qua ce ne sono anche di Dior, sempre come ecco, me l'hanno già dato, Super Potent Cleanser, quindi o le darò a mia volta se provandolo non mi trovo bene, ma penso che mi troverò benissimo, se no le porto in vacanza, ecco. Se no posso darle magari anche sì. Tipo, se qualcuno va in vacanza, gliene do un po' così se le porta. E se no, se mi trovo bene, al limite le utilizzo anche a casa. E Super Potent Serum occhi e viso, sempre utili, grazie, grazie. Le mettiamo qua. Dopo una
Acqua Power gel doccia di Biotherm Homme. Questo è super utile. Le mettiamo qua con i profumi da uomo da regalare. Lo diamo subito. E un Missoni Pur Homme, fialetta, profumo da regalare. E dopo c'è questo, ecco, questo lo compro, lo ricompro, lo compro, lo ricompro, l'ho comprato anche tipo l'altro giorno, è il Pupa Vamp All in One. L'ho comprato anche l'altro giorno questo qua, dovrei averli, ecco, no, sì, eccolo anche qua un altro Pupa Vamp, perché lo compro tipo in continuo questo qua. Mi piace e mai senza, quindi ce l'ho sempre di scorta. Quindi questo va nel cassetto dei rimorchietti. E anche l'altro direi, perché sono due nuovi. E uno è, non capisco cosa ho fatto, li ho comprati diversi. Ho preso un Vamp All in One. Ah no, questo me l'hanno regalato. Sample. Questo non mi ero accorta, me l'hanno regalato, è un omaggio. Un omaggio, questo me l'hanno dato in omaggio. E questo invece è il Pupa Vamp che ho comprato 2 giorni fa. Quindi lo mettiamo qua tra i rimorchietti di scorta. Comunque, perché anche quell'omaggio è uno grande, sì, è 9 ml, quindi una full size in omaggio. Conveniente anche perché mi pare di averlo pagato tipo 17 euro, quindi un super mega omaggio. Poi cosa c'è qua? Mi hanno messo un regalino. Vediamo che cos'è, perché io poi non l'ho aperto. Mi hanno messo un regalino, non mi ricordo più dove me l'hanno dato, e l'avevo mischiato qua nel sacchetto, non me l'hanno dato da Douglas. Vediamo cosa c'è. Ah, ok, un Dior Show On Stage Liner Waterproof. Questo è un regalino che mi aveva mandato, non sapevo cosa ci fosse, me l'avevano dato al volo un ammiratore, è stato molto carino, grazie, grazie. Bello, sì. E comunque uno dei miei preferiti è l'eyeliner di Dior, sono super felice. Grazie. E non l'avevo aperto perché volevo aprirlo in video per fargli vedere appunto lo scartamento in video, grazie. I regalini sono sempre molto apprezzati, ovviamente, come dire di no. E poi i regali non si rifiutano mai. Questo era tutto da Douglas e non solo, perché avevo mischiato io delle robe che avevo un po' in giro. E qua cosa c'è poi? Qua abbiamo ancora Capture Total Lotion, quindi lozione di Dior. Non finiscono più queste cartine omaggio, sono una marea. E lozione sempre utili, perché poi a un certo punto smetto magari di usare la full size e faccio fuori anche un po' di questi campioncini che sono sempre super utili. E questo molto carino, mi hanno regalato un invito prova rossetto di Chanel rosso. Io non utilizzo tanto i rossi, sapete che non utilizzo tanto i rossi, però siccome questo qua è di Chanel, andrò a provarlo anche per vedere la durata e se mi piace il rossetto. Molto carino perché hai il pennellino qua per mettere il rossetto. Poi ovviamente non si va a buttare, il pennellino si conserva. È tipo un monodose, secondo me, cioè te lo metti un paio di volte comunque. E c'è tipo una cialdina con la plastichetta con il logo di Chanel. Devo dire che comunque tutto, tutto sembra molto curato. E questi sono dei piccoli omaggini, sempre molto graditi. È proprio bello. È carino quando regalano il rossettino piccolino. Però anche questi, devo dire, sono sempre molto carini. Fanno proprio il vibes lusso. E sono belli. Io li apprezzo tantissimo. Li mettiamo tra le cose da viaggio, così me lo uso mentre sono in vacanza, magari la sera uso un po'. Ecco, finalmente è saltato fuori. Questo è lo specchietto di Chanel che vi dicevo di aver comprato, e questo l'ho pagato, non è un omaggio, non mi ricordo quanto l'ho pagato, se gli ho detto 20-25 euro, non mi ricordo assolutamente. So che lo volevo tantissimo, è bellissimo. La scatolina è nera come i prodottini Chanel, dietro nella scatolina c'è il logo Chanel.
E lo vado ad aprire con voi per la prima volta. Io spero che sia lo specchio doppio, ovviamente. Ho capito che era lo specchio doppio. Molto bella anche la custodia in vellutino, come facevano anche per gli ombretti Dior degli anni passati. Adesso hanno tolto questa custodia. Lo specchietto è molto molto bello, è nero semplice e mi ricorda appunto anche il make-up che acquistavo gli anni passati. Si fa un po' fatica ad aprire. Ah, fire clock tipo di sicurezza. Vediamo. Sì, c'è tipo un blocco, si deve tirare un po' per aprire ed è doppio, sì, ok. Uno normale e uno ingrandisce, vedete? Uno ingrandisce e uno invece è normale. Non so se dalla camera si capisce, però da qua sì. E sono molto contenta. Sono già sicura che con questo non avrò difficoltà a mettermi il mascara. È molto molto leggero ed è molto carino, molto molto bello. L'ho pagato, però questo qua non è un omaggio con gli acquisti, ma è proprio uno specchietto in vendita. Mi sembra quasi che sia tipo l'articolo meno costoso di Chanel, una roba del genere. Però è bellissimo, è veramente carino e lo porterò in borsetta sempre. Lo volevo, l'ho stradesiderato e finalmente l'ho trovato. Sono proprio felice di questo specchietto. Lo andrò a mettere in borsetta subito. È super leggero, tra l'altro, quindi bene. E lo userò sicuramente anche tanto per i video. Una roba che mi piace tantissimo di queste custodie è che quando lo vai a mettere dentro il prodottino, l'ombretto oppure la cipria, va a lucidarti un po', a pulire la confezione di, sì, il pack di plastica o metallico, la va a pulire. Io queste nel tempo non le ho mai buttate, le ho sempre conservate e le riciclo per mettere i prodottini che non ce l'hanno, quindi super utile. Tipo adesso Dior non le dà più e io uso quelle che avevo già, le ho lavate, si possono buttare anche tranquillamente in lavatrice e le ho riciclate senza nessun problema. Quindi super 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 contenta del mio acquisto, proprio felice. Eccolo. Tra l'altro mi sono accorta adesso che a furia di sistemare mi si è disfatto il trecione e ciò sembra tipo una capra in disordine, però vabbè. Così, quando si mette, diciamo, in ordine, si fanno anche le robe, quelle movimentate, ci si scompiglia tutte. E con questa sarà super carina, tipo la tiro fuori dalla borsetta e faccio tesoro, ho lo specchietto Chanel, guarda come sono carina, come sono toga. No, vabbè, troppo carina, sono felice. Bene, direi che per oggi è tutto, sono stanchissima, mi sono stancata un sacco a riordinare, però la situazione è abbastanza divisa. Adesso andrò a mettere le cose che abbiamo diviso qua negli organizer, andrò a metterla nei cassetti, questi qua, e a comporre la cassettiera e vediamo un po' se abbiamo migliorato la situazione. Ecco, questo è il cassetto dei rimorchietti, l'organizer, e andrò a fare un cassetto con queste suddivisioni e andrò a consegnare un po' di fiale. Fiale ne ho già un po' anche messe da parte da regalare e quindi andrò a riempire proprio questi sacchetti, a consegnarle, so che saranno super contente. Bene, vi saluto e corro a finire di sistemare. Vi mando come sempre un bacione grande grande e vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere nuovi video, lasciare un like se questo video vi è piaciuto e attivare la campanellina per non perdere i miei nuovi video. Commentate con consigli l'emoji della bustina della shopper, se c'è, non so se c'è l'emoji della shopper, ma forse sì, per farmi sapere che siete arrivati fino a qua a vedere il video. Commentate e ditemi se vi è piaciuto, se avete consigli di riordino da darmi. Un bacio come sempre dalla vostra Lallix.